ogni sabato, più o meno intorno alle 6 del pomeriggio, e ci facevamo tutti la messa in piega perché avevamo tutti un po' il taglio tipo Beatles, sai, col ciuffo. Messa in piega, poi pizza tutti insieme e discoteca. Quello era proprio un rituale. E poi questo barbiere mi portava con sé ogni tanto a fare questi concorsi per parrucchieri. Non sapevo che volevo fare questo lavoro. E niente, però questo ragazzo mi raccontava queste storie di questi professionisti che davanti a platee numerose tagliavano i capelli, questi capelli volavano per aria, tutti rimanevano a bocca aperta. Io insomma non so perché dopo una settimana che ero lì ho capito che quello era il mio lavoro, che finalmente avevo capito cosa cavolo volevo fare e camminavo a un metro da terra, che avevo risolto un problema grosso. Insomma, sarà stato che lavoravo tutti i giorni, poi mi divertivo la sera, dormivo poco. Un giorno con queste forbici fighissime che hanno delle lame veramente affilatissime e costano un sacco di soldi, mi sono portato via un pezzetto di dito e ho ancora il segno. Sono passati 30 anni e ho detto non userò mai queste cavolo di forbici che usano tutti. Poi, credo una ventina d'anni fa, avevo visto un parrucchiere che per me era un po' un punto di riferimento, tagliava i capelli con queste forbicioni lunghissime, no? E ho detto, ecco, quella è la mia forbice. E da allora, sia io che le persone che collaborano con me, usano queste forbici, che sono veramente delle forbici spaventose, che costano pochissimo, tagliano malissimo, però sono le nostre forbici. L'arte non so cosa sia, per qualcosa è come un innamoramento, no? È inutile che me la vengano a raccontare. Quelle cose che provi in qualsiasi innamoramento, nella fase iniziale, è qualcosa che poi è difficile da mantenere per sempre. A volte proprio la sensazione, per dire, quando ho iniziato a dipingere facendo questi fiori qui, che poi uno è diventato il mio logo, era proprio una notte che non riuscivo a dormire a New York perché stavo lavorando poco e mi stavo rimettendo in discussione come spesso mi capita. E quella sera lì, per calmarmi un po', mi sono messo a dipingere questi fiori guardando una pubblicità che ricreava una rosa fotografata e sono venuti fuori questi tre fiori. Questo rosso, poi quello azzurro e uno giallo, uno dietro l'altro, che il giorno dopo, riguardandoli proprio, mi hanno sorpreso. La cosa che veramente mi interessava è che non sapevo da dove venissero. In realtà io non ho mai mollato del tutto le mie radici, anche con grande fatica, perché per fortuna mi è capitato di lavorare in giro per il mondo, però sono sempre tornato a casa.